Signora, lei quante ore al giorno lavora? Sono part time, lavoro 4 ore. Ed è uno dei motivi per cui oggi è qui a questo sit-in? Sì, certo, perché ci hanno imbarcati di lavoro molto di più alle stesse ore, quindi il risultato non è assolutamente lo stesso. No ai tagli al servizio, maggiore qualità e uniti per la salute. Sono solo alcuni degli slogan che lavoratori e lavoratrici dell'appalto di pulizia e sanificazione degli ospedali di Torrette del Salesi hanno ribadito nelle scorse ore davanti all'ingresso del polo ospedaliero universitario di Torrette nell'ambito del sit-in a favore dei posti di lavoro e dell'igiene dell'ospedale. Un modo per chiedere alla direzione di essere convocati al più presto per far valere le loro ragioni. Abbiamo la necessità di avere un confronto e di portare quelle che sono le nostre istanze. La preoccupazione è che per il futuro ci possano essere delle ripercussioni negative nei confronti delle lavoratrici. Da un confronto con le ditte appaltatrici dei servizi di pulizia sarebbe infatti emerso che l'azienda ospedaliero universitaria delle Marche avrebbe rivisto i livelli di rischio dei vari ambienti, riducendo le prestazioni richieste. I lavoratori dell'appalto di pulizie affrontano quotidianamente carichi di lavoro molto stressanti e fanno grande difficoltà a garantire i precedenti standard di qualità del servizio. L'azienda avrebbe rifiutato il confronto sindacale e per questa ragione i lavoratori sindacati chiedono un incontro. Siamo qui oggi per dar voce a questo personale a difesa delle pulizie dell'ospedale e a difesa della tutela della salute. I diritti che rivendichiamo sono quelli a lavorare in condizioni, diciamo, normali, di poter svolgere il proprio lavoro con carichi di lavoro non stressanti.